Il servizio relativo alla manutenzione del verde a Siracusa è operativo praticamente da 24 ore. Adesso ci sarà una fase di rodaggio, così come era stato preannunciato. Poi, visto che si tratta di 5 singole porzioni, anche quindi di dimensioni ridotte, il servizio dovrebbe essere garantito al meglio. L'obiettivo proprio di questa nuova tipologia di appalto è esattamente questo, quello di appunto avere un maggiore controllo del territorio cittadino e quindi una maggiore operatività delle 5 ditte che opereranno sul territorio. Tra l'altro questo tipo di appalto ha anche molte novità dal punto di vista tecnologico che hanno permesso anche di abbattere i costi rispetto a quello che avevamo in passato. E credo che avere una migliore qualità con minore costo sicuramente è un obiettivo fondamentale per la cittadinanza. I mezzi e le imprese sono già al lavoro, li possiamo già incontrare in giro per la città o è ancora una fase in cui si termina una parte, definiamola burocratica? Abbiamo ultimato proprio in questi giorni di consegnare il quinto lotto. È vero che ci sono sicuramente qualche ditta che ha iniziato qualche settimana prima e quindi la riconoscerete un po' in giro per la città, però mi auguro, ecco, che in tempi brevi riescono a entrare a regime un po' tutti. Verde pubblico, naturalmente, lo diciamo a vantaggio di chi ha posto già delle domande perché non addetti ai lavori. Verde pubblico significa aiuole, ma significa tutto quello che è di competenza comunale, certamente non quello che rappresenta proprietà privata. Esattamente, sono i parchi, sono le scuole, sono gli impianti sportivi, sono le alberature stradali, queste sono un po' tutte le attività che rientrano nelle competenze del verde pubblico. Un lavoro che è stato lungo, quello che ha preceduto poi l'avvio concreto del servizio, a questo punto operativamente, tecnicamente, che cosa cambia? Sì, intanto dietro questo appalto c'è un anno e mezzo di lavoro. Iniziato con la scelta dei lotti in modo semplice, il modo più, che fosse il più semplice possibile, individuare già l'esecutore fra i cinque. Il progetto non è stato semplice perché abbiamo inserito dentro il progetto tutte quelle nuove tecnologie, tutte quelle nuove direttive anche in campo ambientale che qualche anno fa non c'erano e le nuove normative, non ultima la legge 10 del 2013 che introduce novità per le amministrazioni comunali e proprio degli adempimenti per i sindaci sul verde pubblico. Allora, anche la fase di appalto è stata molto complessa, ma fortunatamente siamo riusciti ad arrivare oggi alla consegna. 4 ditte stanno già lavorando sul territorio. La quinta inizierà, credo, dopodomani materialmente con gli operai e cambia un po' la filosofia di approccio generale di come fare verde pubblico in città. È cambiata nel tempo perché è cambiata la sensibilità nel gestire il verde pubblico, è cambiata l'importanza che ha questo elemento, questo servizio in seno alle amministrazioni comunali, è diventato uno dei parametri di qualità della vita di cui tanto si parla, ecco, quindi speriamo che risalga qualche posizione Siracusa grazie a una gestione più accurata e più attenta del verde pubblico. Per andare a parlare di piccole cose, di segnalazioni che ci arrivano quotidianamente in redazione, significa che nel giro di qualche settimana, un esempio qualsiasi, Viale Santa Panagia con il suo spartitraffico, con le sue aiuole, saranno perfettamente curati. Sì, è chiaro, quello sarebbe il minimo, ma noi vogliamo anche che i progetti migliorativi che le 5 aziende hanno proposto, quindi aggiuntivi al nostro contratto, si attuino. Faccio solo un esempio, la ditta Verdidea ha proposto come opera migliorativa aggiuntiva al contratto la sistemazione completa del parcheggio d'Alete. Ecco, è uno degli esempi di quello che accadrà. Cioè, quello che c'è attualmente sarà manutentato, spero bene, ma avremo anche delle cose in aggiunta, delle attività in aggiunta. Il resto a quel punto dovrà farlo la polizia ambientale perché sarà responsabilità dei cittadini. Allora, dovremmo applicare tutti il nostro regolamento sul verde comunale che da 3 anni è vigente e purtroppo ancora non attuato al 100%.